hai dato al vento il tuo profumo, e alle stelle hai dato gli occhi tuoi. Sei nell'aria fresca del mattino, e senza te mi perderei. Vedo la tua isola da qui e potrei venire a cercarti, ma c'è troppo mare tra di noi, anche se per te lo affronterei. Sei inevitabile per me, l'unica alba possibile. Sei sale, amore, vento su di me. E Loredana Lecce è qui, ciao! Ciao! Buongiorno, ciao, come stai? Grazie, sono proprio contenta di averti qui. Anch'io sono proprio felicissima di essere splendida qui. È forma. Sempre un piacere tornare da te. Grazie davvero. Allora, le ultime dichiarazioni sui giornali, fra l'altro c'è proprio una tua intervista questa mattina appena uscito sul settimanale Nuovo, dove parli del Natale. Un Natale che sicuramente sarà un Natale diverso da quello che è passato l'anno scorso, perché lo scopriamo con questo servizio. Guardate. Sembra quasi che Loredana ed Albano abbiano messo un po' da parte alcune incomprensioni e abbiano iniziato un nuovo rapporto. Loredana, che sta succedendo? Beh, devo dire, di nuovo le carte si spostano? No, devo dire che ho sempre detto che tra me e Albano c'è grande, grande affetto e grande stima. Sicuramente siamo due persone con dei caratteri molto forti, e quindi ci sono stati anche motivi, cioè, ci sono stati momenti di scontro, di confronto. Io li chiamerei comunque sempre momenti di confronto, e il confronto a volte è anche costruttivo. Questa è una fase molto molto serena, molto tranquilla. Poi sai, quando esiste un sentimento forte come l'affetto, come la stima, cioè tutto il resto insomma è superabile. Quindi diciamo che noi andiamo viviamo un rapporto molto forte ripeto, di sentimenti così forti, che poi va bene. Eccolo qua, il suo primo Natale, dice di lui non so fare a meno, ma in realtà il Natale tu hai detto che passerai con Albano. Questo è l'articolo che è uscito questa mattina. Non ho ancora acquistato la rivista, però siamo sempre sul pezzo. No, siete devo dire, veramente siete avanti. Noi siamo ringrazio il settimanale Nuovo che dedica sempre spazi, insomma, a quella che è la nostra storia, quindi non può che farmi piacere essere presente. Però in un settimanale lo passerei con Albano. Il Natale lo passerò, i miei bambini trascorreranno il Natale con il papà e con la mamma, e non c'è cosa più bella insomma per una famiglia che trascorrerlo insieme. Oh, per cui lo passerete insieme. Anche perché, Loredana, invece sono uscite anche le nuove dichiarazioni di Albano sul Natale, dove parla di te e parla anche di Romina. Allora, noi lanciamo per un paio di minuti la pubblicità, e poi ascolteremo insieme ai nostri telespettatori invece quello che ha dichiarato Albano da un giorno praticamente, cioè questo giornale è uscito, credo dopo sia la pubblicità. Chi è uscito ieri, dopo la pubblicità, un paio di minuti e vi aspettiamo, pubblicità. Okay.
Narciso è qui ancora con noi. Siamo... Ciao Lori. Siamo entrati in questa bellissima aria natalizia. Natalizia. Anche di rosso anche vestita. Poi a un certo punto ho detto la mia strampalata famiglia, no? Nel senso... Chi l'ha detto? E qualche dichiarazione sui giornali, ogni tanto mettono dei virgolettati che magari non sono neanche i vostri. Le famiglie allora, non sono mai strampalate. Brava. Allora Albano impegnativa ha confessato... magari, sì. Un po' impegnativa sicuramente, sì. Però una bellissima famiglia. Allora, Albano ha confessato in un'intervista al settimanale Chi il suo desiderio più grande per questo Natale, anche perché a Natale mancano davvero un paio di settimane, insomma ci siamo. E ha detto sarebbe un miracolo se intorno a me ci fossero tutti, e quando dice tutti, dice proprio tutti, cioè parla di te e parla anche di Romina Power. Allora, sentite. Lo trascorrerò a Cellino con mia madre Yolanda che ha 96 anni. Un po' dei miei figli sono in giro per il mondo e io starò con chi ci vuole stare. Io sono un uomo di pace, cerco di seminare pace anche se non sempre ci riesco. Sarebbe un miracolo se Loredana e Romina volessero festeggiare con me, ma lascio fare agli altri, di certo veti non ne metto. Romina, giuro che non so cosa abbia deciso, so che prima sarà dalla sorella, mi piacerebbe stare tutti insieme a festeggiare. Sono stagionato, vaccinato a qualsiasi evento. Per me ogni giorno deve essere Natale, non puoi volere bene a tutti solo una volta all'anno. A Natale si fermano anche i criminali, i bombaroli, le guerre, e allora perché non sempre? Purtroppo a Natale invece le guerre non si fermano, i criminali e tutto quello che ha detto Albano, purtroppo non si fermano, non si sono magari fermati. Magari fosse così. Esatto, magari. Lo abbiamo visto... E lo abbiamo visto in questi giorni, noi siamo in diretta da Strasburgo, raccontiamo i fatti, insomma, in questo mercatino di Natale a Strasburgo e le tragedie che stanno accadendo dopo questo ultimo fatto di terrorismo. Sono proprio questi fatti di cronaca purtroppo bruttissimi che nessuno di noi vorrebbe ascoltare, ma purtroppo dobbiamo vivere perché purtroppo apparteniamo a questa società. E proprio questo poi alla fine Albano vuole trascorrere vorrebbe, cioè come suo sogno, ma per carità non sarei io comunque a togliere, se questo può rendere felice Albano ben venga, perché no, lo farei. Chi lo sa, vedremo, intanto sappiamo sì. Che tu starei lì con i tuoi figli ai diciamo quali sei la mia priorità legata. È che, ripeto, che i miei figli trascorrano questo giorno insieme al papà e la mamma, poi non sarò certo io a chiudere la porta in faccia a nessuno il giorno di Natale, insomma, tanto meno, quindi assolutamente. Cioè accoglieresti? Assolutamente sì. Senza insomma nessun tipo di Sì, poi riserva. Chiaramente le mie, come dire, le mie sarebbe un momento di felicità sicuramente per Albano, chiaramente nelle mie felicità i miei desideri sono altri, però potrebbe starci anche questo, perché no?